Ciao ragazzi, rieccoci qua. Ieri abbiamo visto come trovare l'equazione di una parabola quando conosco il vertice e il fuoco. Oggi andiamo avanti e andiamo a risolvere il punto 2. Quindi scopriremo come trovare l'equazione della parabola quando conosciamo il vertice e un punto. Come sempre facciamo un solo esercizio, vi faccio vedere tutti i passaggi, dopodiché si tratta solo di fare tanta pratica. Conosco il vertice e so che la parabola passa per il punto P. Dobbiamo trovare l'equazione della parabola. Ve la riscrivo sempre, tanto ormai so che la sapete a memoria. Parola magica, la parabola passa per, l'abbiamo visto anche nella playlist sulla circonferenza, tutte le volte che dice passa per vuol dire che dobbiamo sostituire le coordinate xy del punto all'interno dell'equazione della parabola. Costruiamo il nostro sistema, dobbiamo scrivere tre equazioni. La prima passa per P, quindi al posto di y metto meno 7. Al posto di x alla seconda metterò 2 alla seconda, 4. Quindi 4a. Al posto di bx metterò b per 2 e ci lo ricopio. Passaggio per il punto P fatto. Poi sappiamo che il vertice anch'esso è un punto della parabola e quindi faccio la stessa cosa. Al posto di y metto 1, al posto di x qua e qua metto 4. Viene 1 uguale x alla seconda, 4 alla seconda fa 16 e a lo ricopio. B per x viene 4b più c lo ricopio. Come ultima equazione uso la formula della x del vertice. Infatti vi ricordo che il vertice si trova in questo modo. Ieri abbiamo utilizzato sia questa che questa formula e abbiamo visto che tutto sommato i calcoli non erano poi così difficili. Oggi potevamo utilizzare entrambe le formule, però visto che io ho vertice e punto, per esperienza vi posso dire che è molto più facile utilizzare la prima formula e queste due equazioni. Comunque, provare per credere, svolgete lo stesso esercizio impostando un sistema dove utilizzate come prima equazione questa formula, come seconda equazione questa formula e come terza equazione il passaggio per il punto P. Vedrete che vi verrà lo stesso risultato. Probabilmente farete un po' più difficoltà con i calcoli. Quindi io vi consiglio sempre il metodo più veloce. Ecco perché vi faccio vedere questo. Per cui l'ultima equazione di questo sistema è questa. Ora, come sempre, quando dobbiamo fare i calcoli, dobbiamo utilizzare uno dei metodi che abbiamo visto nei sistemi lineari. Io vi consiglio di fare sempre in questo modo, sempre in questo ordine. Prima cosa, vado a fare i calcoli nella terza e quindi faccio l'MCM in modo tale che il denominatore mi vada via e venga B uguale meno, perché cambio anche segno, 8A. A questo punto che ho trovato B, vado a sostituire al posto di B sia nella prima che nella seconda equazione e metto meno 8A. Ora, facciamo i calcoli qua, ricopio tutto, ovviamente 2 per meno 8 fa meno 16A. Stessa cosa, nella seconda equazione faccio i calcoli, ricopio tutto e qui viene 4 per meno 8 meno 32a. Come sempre, per risparmiare tempo, la terza equazione la barro perché in questo momento non devo fare ulteriori calcoli. Sommiamo i monomi simili, 4a meno 16a fa meno 12a. E ci lo ricopio. Nella seconda 16a meno 32a fa meno 16a più c. Ora che ho due equazioni in due incognite, A e C, uso il metodo di riduzione. Quindi, primo passaggio, ho utilizzato il metodo di sostituzione nella terza equazione. Una volta sostituito, ho trovato due equazioni in due incognite, perché appunto B è sparita, e come secondo passaggio uso il metodo di riduzione. Io voglio fare in modo che sparisca C, quindi faccio la prima equazione meno la seconda e traccio una barra per fare la somma algebrica in colonna. Quindi meno 7 meno la seconda equazione vuol dire meno 7 meno 1 fa meno 8. Uguale, lo ricopio, poi andiamo avanti. Devo fare lui meno la seconda equazione, meno 12 meno meno 16, attenzione ai segni, meno per meno più. Quindi meno 12 più 16 fa 4a. C meno C volutamente se ne va via. Se sono andata troppo veloce, andatevi a rivedere con calma il metodo di riduzione, si chiama così, e lo trovate nella playlist Sistemi Lineari. Non mi sono soffermata più di tanto perché magari alcuni di voi lo hanno già visto e quindi non volevo farvi perdere tempo nei passaggi. Come potete vedere, questo metodo è molto
potente perché mi permette di trovare subito la soluzione, perché appunto una incognita è sparita. A questo punto questa è un'equazione di primo grado semplicissima, divido tutto per 4 a destra e a sinistra, così facendo 4, 4 se ne va, 8 diviso 4 fa 2. Riscriviamola in ordine, viene A uguale meno 2, perché vi ricordo che leggere da destra verso sinistra o da sinistra verso destra è la stessa cosa, per cui meno 2 uguale A è come dire A uguale meno 2. Ora cosa facciamo? Ritorniamo al nostro sistema. A uguale a meno 2 lo ricopio, lo vado a sostituire ora a mio piacimento o nella prima o nella seconda, quindi non in tutte e due, in una sola. Per esempio scelgo di sostituirlo nella seconda, quindi meno 16 per A, cioè per meno 2, meno per meno fa più 32. Poi vado a recuperare l'equazione che avevo barrato, quindi qua, e al posto di A vado a mettere quello che ho trovato, meno 2, meno 8 per meno 2, meno per meno più 16. Rimane da fare i calcoli nella seconda, porto il termine noto al primo membro cambiando di segno, viene meno 32, facciamo la mente, meno 32 più 1 fa meno 31. Abbiamo trovato finalmente i valori di A, B e C, andiamo a sostituirli nell'equazione della parabola, che vi ricordo è questa, e viene così, ok? Fate molta attenzione ai calcoli e se avete bisogno di un ripasso andate a rivedere il metodo di sostituzione e di riduzione, che sono i due metodi che abbiamo utilizzato in questo tipo di esercizio. Ormai conoscete il mio modus operandi, sapete bene che alla fine di ogni video lezione vi propongo sempre un po' di esercizi per allenarvi, per cui dopo aver visto me, dopo aver capito tutti i passaggi, ora tocca a voi allenarvi e fare pratica. Fate più esercizi possibili, vedrete che prenderete confidenza sempre di più con la parabola. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine. Io spero che siate riusciti a capire tutti i passaggi, ma soprattutto che siate riusciti a fare più esercizi possibili. Ricordatevi di attivare la campanella in modo tale che nei prossimi giorni vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video sulla parabola. Argomento che questa volta avete scelto voi nel sondaggio che abbiamo aperto nella nostra community. Mettete un like e passate parola se conoscete qualcuno a cui pensate possa essere utile questo video. Seguitemi anche negli altri social. Mi trovate su Instagram, Facebook e TikTok. Io vi saluto e vi lascio con il mio motto. Se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.